board MSC divina. Non ci posso credere, dopo 7 anni sono ritornato qua. Sento gli stessi odori, vedo le stesse immagini. Secondo giorno, prendo un po' d'aria e prendere la linea telefonica. Qua siamo a Marsiglia, Francia, ed è lì. Adesso rientro. Eccoci qua, oggi siamo a Genova. Ecco, vedi, Genova, e c'è anche MSC, enorme, un po' più grande e più nuova di questo. Siamo nel porto di Genova, porto storico. Qui è partito il mio imbarco, il mio primo imbarco, la mia carriera sulle navi, nell'aprile 2001, 8 anni fa. Ricordi, bei ricordi. La mia prima nave della MSC Melody, bruttissima, vecchissima nave. Lì è iniziata, diciamo, la mia carriera sulle navi da crociera come musicista. Sto sul ponte più alto, stiamo lasciando il porto di Palermo, sono le piscine da Sicilia e stiamo a Palma di Maiorca, sull'isola Maiorca. Ecco qua, andiamo là verso il centro commerciale. Belle case. Bella casa. Ok, qua siamo a Palma di Maiorca, alcuni crew members, cioè membri di equipaggio, che rientrano quasi le 11 di sera. La nave sta là e per mezzanotte credo partiamo. Domani Valencia, Spagna, poi Marsiglia, Francia. Qua prima c'era un traghetto che mi dicevano che fa solo Palma e Ibiza. Bello. What do you call a Mexican who lost his car? Carlos. Oh, it is funny. He's on one. I like this. Why doesn't Mexico have an Olympic team? Because every Mexican who can run, jump, or swim is in the US. Okay, it's getting fancy now. Eh sì, sono ritornato alle navi della MSC, almeno per questo periodo. Questo video ovviamente è destinato alle persone che mi conoscono, amici, parenti, famiglia, per far vedere come è fatto all'interno di una nave, soprattutto nell'area che i passeggeri non vedono, e cioè l'area del crew. Si scrive CREV, W, significa equipaggio. Chi conosce l'inglese ovviamente lo sa che significa, cominciando ovviamente sempre dalla cabina. Allora, questa è la cabina dove attualmente sto e purtroppo devo vivere nello squallore di condividere la cabina con un altro. E ora è capitato un personaggio che non è male a livello di cosa posso dire qua. Vabbè, purtroppo ora devo condividere la cabina con uno e purtroppo chiunque sta nella cabina, non importa chi sia la persona, è sempre fastidioso condividere la cabina. Purtroppo questa è la realtà sulle navi da crociera, per lo staff, per i musicisti e per la maggior parte di chi lavora sulle navi, tranne ovviamente gli ufficiali, quelli di alto grado, quelli che hanno lo status, cioè sono di posizione più elevata a bordo, quelli hanno le loro cabine belle grandi, con tutti i comfort, eccetera. Io purtroppo non ce l'ho. Altre navi americane, per esempio Princess Cruises, lavoravo lì per 10 anni e forse ritornerò lì, però comunque, stando lì per 10 anni, avevo acquisito anzianità negli anni e quindi di tanto in tanto, se avevano una cabina in più, la davano a chi aveva più anzianità nel settore, nel dipartimento. Quindi io, dipartimento musicisti, lì ottenevo la cabina
da solo quando io ero il musicista con più anni di anzianità. Cabina qua più piccola, orribile, fatta male, squallore totale, il bagno simile alle altre, però sì, questa stanza, e purtroppo il fatto, ma non è tanto il fatto della stanza, è il fatto di condividere la stanza che purtroppo rende la vita a bordo il 60% non piacevole. Mentre invece se si ha la cabina da soli, la vita a bordo diventa abbastanza buona e piacevole e quasi si vuole restare sempre a bordo. Non mi crederete, però quando si ha la cabina propria non si vuole andare a casa, secondo me. Mentre quando non si ha la cabina, a un certo punto ci si sente di scoppiare perché e molte delle persone possono apparire buone persone, educate, ma non lo sono, sono semplicemente degli arroganti, ignoranti, stupidi e chiusi di mente. Quindi poche volte si beccano persone che si comportano bene oppure rispettano e non. Voglio mostrarvi in giro la nave nell'area equipaggio e poi nell'area passeggeri. Quindi, ok, usciamo e andiamo un po' in giro, vediamo che succede. Ok, qua stiamo al ponte 4 lì. E vediamo cosa abbiamo qua. Oh, vediamo acqua che scorre. È uno dei secchi in giro per la nave per proteggere, per prendere l'acqua e non far allagare praticamente la nave. Bene. Qua si può andare sia di qua. Giù. Questo qua la cabina da solo, questa è una persona qua. Molte di queste cabine sono singole. Al secchio, qua scorre l'acqua, non so se vedete, qua si può andare, si può uscire anche di là, però usciamo di qua, eh? Usciremo di qua, usciamo di qua, ecco qua, questo è l'ingresso principale, cioè no, l'ingresso, questa è la parte principale dell'area equipaggio. Qua è dove passano tutti tutto il giorno. Quest'altro lato, di là si va nella mensa, delle varie mense dove si mangia. Cosa posso fare? Qua si va su al ponte 5. Facciamo dare un'occhiata qua, dai. Diamo un'occhiata qua. Si sale al ponte 5 e qua si può accedere direttamente all'area passeggeri. Faccio dare uno scorcio per da quasi. Ok, inquadriamo le persone. Quasi vai in area passeggeri. Un po' qua. E no, torniamo indietro in area equipaggio perché questo video è dedicato all'area equipaggio. Riservata all'equipaggio, crew only. Scendiamo giù di nuovo. Penso che vi piace, no? Penso interessi questo. Dove andiamo? Andiamo un po' verso di là, tagliamo. Sta brutto carrello. A quest'ora, diciamo, mezzanotte e 20, questi a quest'ora hanno finito, molti di questi hanno finito di lavorare. E non posso neanche inquadrare tanto, però comunque. Qua vedi, qua è un altro ingresso per l'area equipaggio, l'area passeggero. Andiamo a vedere, faccio vedere. Là stanno altre cabine. Si sale e si va qua. E poi si va ai vari corridoi. Posso far vedere, sì. Reception indica qua. Giusto per darvi uno scorcio, com'è che ci si muove all'interno di una. Quasi va a vabbè. Qua sono le passeggeri. Beh, più rifinite, più ben fatta l'area dei passeggeri, bella. Ovviamente stando su MSC, il pubblico è per lo più europeo, anche se è internazionale, però ovviamente è misto, ci sono tutte le nazionalità proprio del mondo, soprattutto però europei. Quest'altro lato. Scendiamo di nuovo giù. Ok. Procediamo ad andare qua. Ovviamente
ovviamente non posso far vedere ogni singolo angolo della nave perché qua si scende giù. Ci sono le varie bacheche, poi ci sono vari uffici, poi là ci sono altre cabine. E qua si arriva al bar dell'equipaggio, crew bar, vedete? Qua la mattina ci si viene a prendere il caffè tutto il giorno. È diverso dalle navi americane, MSC è un'altra cultura, un altro ambiente, è diverso, diverso, tutto diverso. Qua le persone, non mi vado a inquadrare tanto alla gente, però qua le cose, io, dove stavamo prima, qua si può salire su e si va a un'altra. Allora, qua vi mostrerò dove si va alla palestra e a un altro bar, sempre per chi lavora a bordo. Vediamo qua cosa c'è, non saprei, però procediamo. Non so se questa parte è interessante per chi guarda questo video. Ecco, qua c'è la palestra, che è male, chiuso. Non dire che è chiuso. E qua c'è la zona fumatori e il bar. Per fare sacco e bordello, però non mi va neanche di venire qua. Che qua fumano. Ma non c'è niente, nessuno. Continuiamo su, faccio vedere qualche altra cosa. Poi la nave è strutturata sempre così. Là ci sono altri uffici. La nave è strutturata in modo che da un passaggio porta sempre alla zona passeggeri. Ecco, mo entriamo fuori. Cioè, entriamo fuori. Usciamo fuori. Vedi? Qua siamo al ponte 7, dal ponte 4 siamo saliti al ponte 7 e qua si accede all'area passeggeri. Quando è notte, queste sono le zattere salvataggio, life rafts in inglese, varie zattere che vengono aperte in caso di abbandono nave, toccando il legno, le scaramanzie, va sempre tutto bene sulle navi, siamo sempre al sicuro. Queste sono le lance di salvataggio, ognuna contiene 150 persone. Vabbè, ora dobbiamo cominciare a parlare di sicurezza e salvataggio? No, è un argomento che conosco abbastanza bene, ma lo odio ogni secondo di esso. Ecco, la nave è abbastanza mostruosamente grande, infatti è proprio spaventosamente grande, direi. Ops, abbastanza freddino, entrare dentro. Entriamo un po' nell'area passeggeri e ci ritroviamo qua, fuori al teatro, fuori al salone, però di nuovo questo video mi concentrerò sull'area equipaggio, però usciamo dall'altro lato del balcone della passeggiata esterna dove stavamo lì. Qua stiamo in area passeggeri, prende bel uno scorcio di questo bar, dai. Qua il teatro, poi farò vedere nei dettagli. Usciamo da quest'altro lato del ponte 7, deck 7. Si vede la luna? Questo è l'altro lato. Qua siamo a destra della... Ah, non possiamo andare a San Napoli. Vabbè, tornerò di là. Così familiarizzate, sapete come muovervi su una nave. Più o meno le navi sono... Anzi, io direi, entriamo di qua nella zona equipaggi. Là sta il teatro. Qua siamo a prua, cioè di fronte. Il fronte della nave, stiamo qua. Quindi, se quello è il teatro, e questa è la prua, dico, questa è destra e la è sinistra. Ok, scendiamo giù, potremmo scendere con la scala, ma no. Andiamo gli ascensori, anche se so che sono occupati. Ok, prendiamo l'ascensore, andiamo... al ponte 4? Siamo al ponte 4.
Sto cercando di pensare cosa posso mostrare. Potrei mostrare le mense. Vai! Oh, le uniche faticano. Ancora secchi, dove scorre acqua giustamente, vari secchi. Ed eccoci qua, riconoscete già, penso che avrete già un po' capito come funziona, si muove la nave, sto cercando di fare il video al meglio. Altre bofagis, siamo a Cipro, okay. Noi siamo partiti da là, siamo usciti da là, la gente poi guarda ovviamente questi cani che non hanno che fare, no? Guardano sempre, guardano, ma che... Va giù, altre cabine, benvenuto che posso far vedere tutto. Qui? Ciao! Potremmo entrare qua un attimo per far vedere sempre l'ingresso. Zona passeggeri. Salendo su, dove si arriva? Ah, scorcio. Zona passeggeri, ecco. Questo video spero serva a farvi capire come muoversi. Là c'è il ristorante, qua c'è il Ponte 5, l'ufficio informazioni, qua c'è un bar qua dietro, eccetera. Si può andare un po' alla dietro. Qua risolvendo da quest'altra parte scendiamo giù di nuovo, ovviamente si sale su a tutti i ponti e tutte le cose che farò vedere in un successivo video. YouTube channel where I upload myself at the piano during my shows or in private settings where I play without an audience or with an audience. But I'm thinking to build another channel where I make videos, like how-to videos. I like to teach like anything, like how to apply liquid lipstick or how to prepare spork ribs, barbecue, this kind of stuff. 20 things you didn't know about the Barbie doll, and so how to break into adult film industry. This kind of stuff. Acqua che caricano continuamente, perché quindi compra acqua, vediamo che marca hanno portato. Questa è la mensa, però ovviamente questo è chiuso, anzi è pure bloccato, vabbè farò vedere. Comunque non, pure se fosse aperta, non potrei inquadrare quando c'è gente, non mi va, perché ovviamente tutti come a guardare mi dà un po' fastidio, perché non è niente da fare, se gente sempre a guardare. Entriamo un po' in quella, la mensa dell'equipaggio di della maggior parte dell'equipaggio. Qua ci si lava le mani, vediamo che fanno. Mo' è tutto chiuso, ci sta quattro pezzi di pizza lì che si mangia questi poracci. Ovviamente durante il giorno è super affollatissimo qua, stanno centinaia di loro. Ah no, usciamo dall'altra parte, va. Sta niente, un po' di frutta, di là c'era la pizza. Un po' di latte qua, il tè, lo zucchero, dove si può. È triste, non è una bella vita sta cazzo, però comunque questo che lava i piatti, queste altre cose, buffo. Usciamo di qua. Noi siamo entrati di qua, eh? Qua che c'è?
Qua è dove si separa l'immondizia e tutta la spazzatura, bellissima, eh? Qua stiamo a poppa, cioè nel retro della nave. Se qua ci stanno pure le altre cose da caricare. Se prendessimo gli ascensori un attimo, dove potremmo andare? Non so, facciamo tipo 15. Vediamo dove ci porta. Ho dovuto chiudere il video. È entrato uno. Guardava il telefono come se non avesse mai visto un telefono di casa. Cioè la gente non lo so come si deve fare. Ma pure dovunque la gente deve guardare, perché sembra che pare sembra chissà cosa hanno visto, sono curiosi, si insospettiscono, si impressionano su di. Questo è il problema con la gente in generale nel mondo. Si impressiona e si sospettisce subito. Vediamo dove si esce qua. Wow, siamo al ponte 15, eh? Siamo solito al ponte 15, vediamo un attimo, si esce, già so dove si esce comunque. Qua, zona passeggeri all'esterno, siamo al ponte 15 in alto, fa freddino, è aprile e qua c'è un bar che d'estate è molto bello e fighissimo. Ora non c'è nessuno perché chi è così pazzo da stare al freddo, tranne quelli che lavorano e puliscono, gli schiavi praticamente. Eh sì, purtroppo questa è la realtà, questa è schiavitù, però questi qua devono lavorare e onestamente a nave non è una bella cosa per starci su a lavorare, però ringrazio comunque la nave perché mi dà lavoro sempre. E si viva, andiamo qua, entriamo qua. Oh, ci sta qua, ci sta l'ascensore. Eh sì, però non direi, potrei prendere questa scena, dove si esce qua? Ma questo è il minuto. Ah, un ristorantino, un bellino. Questo non l'avevo mai visto. Ah, guarda qua, bellino, eh? Vabbè, però poi lo prendo. Secondo me posso uscire zona equipaggio. Dove stiamo? Figlio, queste sono le cucine, guarda qua, va. Hai visto? Quelli mi hanno chiamato capo, quelli chiamano tutti capo. Qui là ho lavorato una notte a pulire, a fare, qua sono le cucine. E che vita di merda. Io mi le... dall'alto, dal ponte 16, è abbastanza spettacolare.
7, qua c'è il Luna Park, qua c'è il teatro, usciamo fuori al Ponte 7, vediamo se siamo arrivati a Palma di Maiorca. Ed eccoci qua, saranno 1:10, Palma di Maiorca, per fare pranzo e dopo si esce. Gli autobus già si stanno mettendo in filo per le escursioni prenotate a bordo e organizzate, che poi li porteranno in vari siti e luoghi dell'isola ai passeggeri. Stanno preparando il tutto, vedi? La stanno costruendo, il porto nuovo, penso. Ecco, la settimana scorsa stavo qui esattamente verso fra 10:30 e 11 di sera, sto per rientrare in nave laggiù e qua c'è il traghetto di cui parlavo la settimana scorsa che fa Palma di Maiorca Ibiza, quindi va fra avanti e indietro fra Maiorca e Ibiza. Deve essere bello, cioè deve essere bello a fare l'avventura che sta fra Palma e Ibiza. Traghetto, trasini, camere, cose, imbarco. Forse chi stava a Tenerife, non lo so. Ok, devo trasbordare, sbarcare da MSC Divina e andare su, vedete? Fantasia. Devo vedere il nome lì giù. Quella della MSC Fantasia che ho fatto nel 2009. Passiamo sulla Divina, sta scritto vicino alla lancia di salvataggio e niente, volevo scendere. Madonna che faticate, eccola la nave che lascio e la nave che sulla quale vado. Ci può tornare a casa? Fantasia Divina, porto di Genova. Ed ecco qua, dice la Divina che sono stato lì per 15 giorni e ora qui a bordo di Fantasia. Ho fatto il trasbordo, è stato abbastanza pesante, no, sì, abbastanza pesante, non è andato proprio liscio, però è andata. Il problema è che non ho dormito troppo, cioè non ho dormito abbastanza, credo solo 4 ore. Questa è la cosa che mi fa star male di più, il non dormire. Autobus navetta che dal porto nave porta al centro di Ibiza. Sì, oggi siamo ad Ibiza con la nave. Voglio inquadrare un po' di case, palazzi, hotels, resorts, molto belli. Mi piacerebbe vivere qui, Ibiza, la Spagna, le Baleari, sono sempre quello che sono. Ieri eravamo a Palma di Maiorca, ma era brutto tempo, oggi Ibiza, bel tempo. Con un autobus farò un po' di video in giro, metterò su YouTube, vediamo cosa riuscirò. Ecco, vicino a Pasha, questa è la più grande discoteca al mondo, è la più famosa qua in Europa e credo nel mondo. Eh sì, qua mi ricordo che sono stato nel 2007 in vacanza di Ibiza, altri tempi, ecco, veramente altri tempi. Eccoci qua, vediamo, la nave sta laggiù, vediamo dove ci porta. Ho posto poco tempo, poi devo rientrare per fare delle cose a bordo. Vai, cammina più facile. Qua ad agosto è gremito di persone, anche a luglio, però agosto in particolare. Qua
sotto stiamo al ponte 2, nella stanza delle lavatrici, dove l'equipaggio viene a lavare i panni, o almeno ci prova. Questo è il sistema che ho scoperto. Pessimo, orribile, disgustoso, è tutto scassato e non funzionante. Bisogna prendere una chiavetta, prenotare la chiavetta, si pagano dei crediti, si mette qua dentro, ma si ciucciano solo i crediti, come ha detto un ragazzo di Genova prima, e le macchine non funzionano. Quindi già sto da 3 giorni appresso a questo sistema per prendere la chiavetta e i crediti. Ora che ci sono riuscito ad avere un po' di tempo, perché qua a bordo non si ha il tempo di fare niente, e ora sto ancora appresso a queste macchine per cercare di asciugare. A lavare li ho lavati qua dentro, però asciugare niente, non se ne parla, perché prima li ho messi là e non funziona, poi là non funziona, ma sto aspettando queste, chissà, vediamo un attimo. Ovviamente questo è un disastro totale. Bonus, i ferri da stiro, tavoli da stiro, questi sono, e ho sentito dire che neanche funzionano. Che vi devo dire? E ogni cosa è una sopravvivenza quotidiana qua, non è che tutta la qualità è lo specchio di Napoli a bordo delle navi, o lo specchio dell'Italia meridionale a bordo delle navi, purtroppo questo. E quindi il motto è sopravvivere ogni giorno, e poi ci sono anche dei momenti magari divertenti, però questi non sono momenti divertenti. Vabbè, sembra essere partito la 16, l'asciugatrice. E i panni di quello lì che aveva le cose prima in quell'asciugatrice l'ho messo nella sua stessa borsa che pone il rischio di incendio. Comunque, vabbè, una cosa buona da quel punto di vista. Usciamo e andiamo su al ponte 4. Cari passeggeri, fuori al buffet, ponte 4 oggi. Questo è di persona ogni settimana qua. Vabbè. Success. So the chicken dance or birdie song took me 5 years to gather the courage to do it. Now I did it. I don't know what's gonna happen to me. I might be deported to North Korea or something like that. Gonna put on the channel. Allora, ecco qua, sono sceso dalla nave. Indovinate dove stiamo? Da? Date un'occhiata al porto. Dove sto secondo voi? Aspettiamo un quadro così, eh? Dove sto oggi? Bravo! Sto a Napoli! Dai, ora sto uscendo un po', ma da fare il giro. Su. Ora primo caffè della giornata, sto andando al Crew Bar, sono a Ponte 4, si entrerebbe di qua, però non voglio toccare la maniglia della porta, quindi entro di qua. Ecco qua, ora faccio il primo caffè. Questo è il bartender della domani che mi farà il primo caffè della giornata. Ed ecco qua, non è male, eh? Adesso passano altri operai che ognuno prende il caffè qua la mattina, giustamente. Tenete presente che sulle navi americane questo non esiste la mattina, non c'è un bar dell'equipaggio che faccia caffè, non c'è caffè sulle navi americane. C'è qualche bar dei passeggeri che fanno caffè, ma è una cosa da buttare direttamente al mare. E quindi qua siamo su navi italiane, quindi si sono dovuti adeguare all'equipaggio, che ci sono molti italiani ovviamente. Dal ponte 4, Crew Bar,
dove ho preso il caffè, salgo su, questo è il ponte 7, già sto a 6. Questa è una scala dell'equipaggio. Qua c'è il bar disco, che è aperto la sera, e sala fumatori. E qua c'è la palestra, sempre equipaggio, che non è come quella dei passeggeri. Salgo a Ponte 7 per uscire fuori al ponte, dove prendo la linea del mio telefono, la 3. Sono a Genova. Giriamo ed eccoci qua. Qua mi prendo il caffè e mi collego a internet. Eh sì, stiamo a Genova, stiamo pure carenne. Qui ci sta la MSC Sinfonia, e chi la sapeva? Avevo sentito dire ieri. Questi sono i camion va merci. Ma che è la musica alta? Grazie musica. Metterà musica, per forza. A prima mattina. È mezzogiorno comunque. Anzi, mezzogiorno. Che sarà? Mezzogiorno e quarto. A me non ci vuole musica a mezzogiorno e un quarto. Cazzo, vabbè, ora mi collego a internet. Si vede laggiù, ma quel ragazzo che corre, parla al telefono, ci sta qualche emergenza per aggiustare qualcosa dell'audio, microfoni o video, perché quando si devono settare, cioè stabilire cose per impianti audio, video, cose per musicisti o gruppi o eventi, che di tutte le attività, i programmi e i compiti e le cose da gestire a bordo. Di queste cose succedono regolarmente. E questa è la cabina dove mi trovo. Siamo al ponte 4, dove stanno la maggior parte delle cabine dell'equipaggio. Ovviamente gli altri stanno anche al ponte 3 e credo al ponte 2. Qua siamo in due musicisti. Purtroppo, guardate che disastro, guardate che squallore, disgusto totale dobbiamo vivere. Sto già da oltre una settimana qua senza avere il tempo di mettere a posto la cabina, perché quindi è inutile contestare queste cose qua. La vita va vissuta al massimo, quello che possiamo fare, però ci sono cose. E stare su una nave da crociera come equipaggio, come staff, membro staff, fa abbastanza schifo come vita, ma non si ha altra scelta. Io non ho altra scelta. Ho provato, riprovato, ho provato, riprovato, ma non ho altra scelta. Sono musicista e sono membro di equipaggio. E purtroppo l'esistenza a bordo di una nave fa schifo. Per la cabina, il lavoro mio al piano è la cosa più bella che faccio. Anche se in alcuni momenti è fatto male, perché dipende dove mi mettono a suonare, la postazione, il pianoforte, il salone. Le cose che ci assegnano di fare la mattina, gli incontri, i meeting, le riunioni, le esercitazioni, le istruzioni. Quelle sono tutte purtroppo merdate che rendono la vita infelice, a me e so anche a molti altri, ma a me tanto. Poi uscire nei porti è bella, ma se si avesse il tempo, sempre. Troppo. Vabbè, comunque. Che si insospettisce, si stranisce con la gente che guarda quando uno sta filmando, facendo cazzi, è un semplice cazzo di video. Si pensa di chissà che sta succedendo nel mondo. Boh, forse dà fastidio veramente, non lo so. Cioè, deve essere qualcosa di sbagliato, perché la gente reagisce tutto nello stesso modo, quindi. Vabbè, comunque per farmi vedere questo qui, pure chi sto guarda. Guardano come se uno fosse un criminale.
Che spaccino, guarda. Dai, andiamola. Comunque se è pomeriggio, sono le 6:15 e quindi è iniziata la serata di gala, bisogna vestirsi eleganti. Andiamola, domani a Napoli stiamo. Serata di gala. La hall centrale, sto dal piano 7, quando sei qua. Dai, facciamo su un giro su in discoteca. Vado alla Leo, andiamo al 16, rientriamo direttamente nella discoteca dei passeggeri che sta in alto a tutto. Ci siamo? Ovviamente non posso mostrare troppo e inquadrare bene perché non è proprio permesso. Ecco qua. Questo è il bar. Siamo al piano sotto la discoteca. Da qua si scende. Là si va alle piscine. Piano giù sulle piscine. Piano giù. Ascensore. E il piano sopra di qua. Dove siamo? Esatto, Maiorca, isola Maiorca, Palma, città di Palma di Maiorca. E guardate cosa vedo, una nave della Royal Caribbean
che forse potrei andarci a lavorare su, ho già avuto delle offerte per andare lì a lavorare, ma è sta in distanza, guardate quanto è enorme, e lì è all'interno, praticamente è come, ci sono balconi anche all'interno lì, è il passaggio interno, come se fosse un enorme centro commerciale, oppure un, non so come spiegare, un complesso di palazzi. È spettacolare, quello delle navi della Royal Caribbean. Quando invece questo è Silver Spirit, questo è piccolissimo, questo non è neanche il 5% di quella lì. Vabbè, andiamo fuori. Ibiza, inquadrando alcune case, cercherò di inquadrare alcune case e anche hotels e resorts che stanno sulla strada dal porto, ecco la nave laggiù al centro della città, vediamo un attimo, su questo percorso si possono vedere alcuni hotel bellini, io credo 2019, ovviamente fra un mese quasi riempirà tutto. Osserviamo questo, ma non riesco a leggere. Ibiza Corso Hotel Spa, ma c'è la piscina, eh? Se vi piace, l'autobus si muove, non riesco a star fermo con la mano. Un po' difficile registrare, però vabbè. Con i baretti, credo, no. Sono cose, non lo so questo qui. Qua ci sta qualche ristorantino, bello. Deve essere il bello hotel. Vi piace questo? Ora credo dobbiamo andare di là. Non è come se muovo sto pullman, no? O perché sto osservando mo che sto registrando video, ma mi dà l'impressione come se non fosse mai stato in un pullman che si muovesse così tanto. Questi palazzi sono hotel, credo, no, forse appartamenti, insomma ora arrivano altri, si possono osservare, ecco questo mi piace, questo qua mi piace, questo pure là non è male, vivere qua sarebbe non male. Entriamo di qua, la campagna laggiù, un po' di monte, hotels, appartamenti, bellino questo. Vedete quale vi piace? Vedete se volete venire qua in vacanza, stare una casa. Bellino qua, eh? Ah, sta l'IKEA. Questa è l'incrocio, con questa mano gigante, si è famoso in tutti i pizzi. Vanno centro.
Palma di Mallorca, nell'autobus dal porto al centro. Abbiamo passato già molte case belle, palazzi. Peccato, ho mancato di filmare un passaggio bellissimo sul lungomare del porto con molte case e palazzi. Magari al ritorno lo rifarò. Guardate com'è bello qua. Ponte 4. Sono le 2:10 di notte. Di là si va verso Prua, di qua Poppa. Dove cosa posso far vedere? Andiamo. Qua si scende a Ponte 3, Castano e Cabine qua giù, ma non ci tengo proprio a farvi vedere qua giù. Andiamo un po' più avanti, qua, sempre qua giù sul Ponte 3. Qua si entra all'area passeggeri, entriamo all'area passeggeri. Saliamo su al Ponte 5. Vedete? Abbastanza interessante. E questa, ok, ovviamente a questa non c'è sta nessuno. Qua c'è un ristorante, poi c'è un bar tutto chiuso. Niente. Qua ogni tanto suono io. Non dirò, qua c'è una reception. Qui c'è informazione. E poi di là si scende di nuovo nell'area di Paggio, dove siamo partiti. No? Però possiamo andare qua di corridoi passeggeri, che si lasciano piatti fuori. Secondo me sono americani, solo gli americani fanno queste cose. Entriamo di qua. Ponte 5. Ponte. Vi rendete conto della prospettiva della nave? Torniamo di qua. Camminiamo insieme. Giusto per avere un'idea di come funziona il muoversi su una nave. Qua siamo nei pressi del casino. Se no, il ragazzo porta la spazzatura, la monnezza, passeggeri, qua c'è un altro salone, qua da dove siamo venuti, qua c'è una sala giochi. Andiamo di qua, dai. Vedere come questo qua è pieno di gente nelle ore tipo 10 di sera, 11, mezzanotte. Poi ci sono musicisti, qua si mettono su. Ovviamente a questo è tutto vuoto. Questo per darvi un'idea. Vedi. Stavamo qua prima, qua che si sta pulizzando, c'è per giustare il sciur. Ora saliamo a 7, va? Non farò vedere molto però. Vabbè, non fa niente. Oh. Lo so, sto. Sto andando un po' troppo veloce, però non mi sento proprio a mio agio a fare questi video. Ci stacca. Qua ci sei. Ponte esterno. Là è la prua. E là è la poppa. Si entra all'equipaggio, altro tipo con la monnezza.
l'ascensore. Sono sempre nel lato centrale. Domani vedrò di fare video durante le ore quando ci sta la gente praticamente. Altro balcone che si esce esterno. Poi si scende giù da dove siamo partiti. Senza loro. Qua fanno sempre feste. Con musicisti e cantanti che suonano e cantano e fanno ballare la gente. C'è musica salsa in sottofondo ora. C'è un altro bar, lo sport bar, ma non ho voglia di andarci. Passaggio, c'è il bagno. Qua una volta vendevano i quadri in questo spazio qui, ora non vendono più i quadri. Ragazzo solitario da solo. E qua ci troviamo in quest'altro bar, lounge, lo stage, palchetto con pianoforte, dove ogni tanto suono pure io. Ah, c'è. Giù c'è il casinò, vedi? Non si può filmare, se mi vedono filmare. Poi il teatro sta là. Ci andiamo giù. Vedi qua il casinò da quell'altra parte, prima, dove ho inquadrato prima. Un po' di qua, camminando così come se voi camminaste insieme a me e in un certo senso vi sapreste muovere all'interno della nave. Casino, casino, ma c'è il teatro, c'è il ragazzo che lavora. Scendiamo giù dal 6 al 5 al 4, no? Scende di qua al 5. Di là si torna alla reception, informazioni, scendiamo giù di qua. Lo so, mi sto muovendo, cioè non sono tra i migliori video questi quando ci si muove veloce. Là sono partito da lì prima, no? Però andiamo verso Brua. Porto dove? Vabbè, ma se volessi entrare tutte le porte è un problema. Non è molto una cosa pratica, non si può, non credo. Non c'ho voglia, non c'ho l'energia né il tempo di fare tutto questo. Se volessi scendere in tutte queste scale, giovane. Fatevene un'idea. Andiamo. Qua il ponte 15. Siamo in navigazione, là credo sia la Sardegna. O la Corsica, non lo so. No, che sto dicendo, o la Corsica. Ma abbiamo passato la Sardegna e stiamo andando a Napoli. Ieri era Ibiza, quindi andiamo dritto. Stiamo al ponte 15 sul lato sinistro. Eccoci all'interno dell'equipaggio, ponte 14, scendiamo giù, di là c'è lo spa, la spa, massaggi, trattamenti vari e palestra, anche dall'altro lato, con sauna. E questa è l'ascensore, andiamo al ponte 4, là. Forse al 5 voglio andare a vedere una cosa. Da area equipaggio entriamo in area passeggeri, qua ponte 5, e ora c'è ancora gente in giro, è mezzanotte e mezza, la serata di gala, quindi farò dei piccoli video brevi senza commentare perché toglierò le cuffie e il microfono, quindi non commenterò, inquadrerò solo tipo 5-6 secondi in qualche angolo perché non mi posso far vedere troppo a inquadrare gente in giro. Non mi sento a mio agio e forse non è permesso, potrà essere richiamato, quindi inquadrerò da diversi angoli e punti
Sì, fare ogni inquadratura 5-6 secondi, al massimo 10. Vabbè, qua già l'ho inquadrato ieri sera. A 6 a 7 saliamo. Saliamo a 6 a 7. Ok, mi tolgo le cuffie, mi tolgo il microfono, perché sembra brutto pure avere cuffie al microfono, che io che lavoro, vabbè. All'interno dell'area equipaggio posso commentare un po', a quest'ora quasi l'una di notte c'era pochissima gente, posso registrare in questo modo, schiacciamo i mezzi porte, siamo al 14, siamo quasi al 14, vediamo dove cazzo siamo. Non so neanche io dove mi trovo, onestamente. Vabbè, centro nave, no, quasi poppa, il retro della nave. Qua è il buffet dove durante il giorno, soprattutto in navigazione, è pieno di gente che strafoga in magna, a volte anch'io. No, io non... Vai. Andiamo di qua. Qua, sia quando stiamo nei porti che in navigazione, è pieno di gente. Questa era l'area buffet dove c'è tanto cibo durante il giorno e la sera, ora è vuoto, non c'è sta niente, che è l'una di notte, forse è passato l'una di notte, ed ecco qua usciamo acqua park, dove sta la piscina, siamo ponte 14, quasi centronave, tutto un bel respiro, non so se sentite. Nessuno a quest'ora, la maggior parte delle persone sta un po' al casino, ma la maggior parte forse in discoteca, che sta lì, vedete quelle luci, quella è la discoteca. Inquadriamo qua, che c'è qui, inquadrato oggi, durante la navigazione, che c'era un bel po' di gente, che faceva il bagno, ora stanno pulendo, vedi che pompa. Che cazzo, chi si mette una bomba all'acqua in gol? Non so se avete capito cosa ho detto in napoletano, ma avrei potuto rischiare che questo mi pompasse addosso di acqua. Questa cosa, questi cessi.
cessi, scubizzano i cessi, perché come è stata costruita, come non mettono gli urinatoi nei bagni dei passeggeri maschi e quindi si piscia tutti sul cesso, sulla tazza, sul water, che dovrebbe essere appunto per ricostruiscono le navi all'italiana senza urinatoi perché si pensano che sono più eleganti. È sbagliata, molto sbagliata. Poi c'è tante altre cose, gli italiani e la gente in genere sbaglia. E prima ero dall'altro lato, c'è ancora un po' di gente in giro, troppa acqua qua a terra, stanno pulendo perché di notte puliscono, non posso troppo inquadrare le persone, qua ci sono altre persone, torniamo indietro verso lì sopra c'è la discoteca, inquadriamo da qui, vedete, forse andrò un po' lì e farò dei video senza commentare, ma per scrivere qualcosa. Siamo entrati dentro, andiamo su dal 14 al 15. Già si sente la musica, siamo al 15, entriamo a destra, a sinistra, entriamo a destra. C'è questo a pulire qua, andiamo qua su. La Virtual World, la sala giochi dei bambini, c'è anche il simulatore della Formula 1, la macchina gigante, e anche il tridimensionale, il film tridimensionale, tutto si paga ovviamente. Vuoto, entriamo qua dentro, discoteca. Usciti dalla discoteca, siamo di nuovo al ponte 15, un po' fuori all'aria aperta. Ops, fatto che la porta proprio forte, addirittura se vabbè che sta spostando, secondo me è debole, non si mantiene, boh, non c'è il sostegno, ma scappata da mano, l'ho sbattuta forte. Comunque qua oggi stavo, sì, oggi ho fatto un video mentre ero affacciato da lì durante la navigazione, c'era un po' di sole, era pieno di gente a prendere il sole. Che poi la gente è stupida ovviamente, perché noi sappiamo che la maggior parte della gente è stupida, non so, forse pure qualcuno di voi guardando questo video su YouTube, però la gente prende il sole nonostante faccia freddo. Cioè, voglio dire, se io metto a prendere il sole col freddo io mi ammalo sicuro, ma sicuro. Qua c'è centinaia, anzi no, più di forse più di 1000-2000 persone a prendere il sole col freddo, ma mi dico, ma dopo sta gente non si ammala con mal di gola e tutto, no? Boh, la gente è pazza. E vabbè, gente strana e pazza, gente non pensa. Lezione del giorno. Allora, passeggeri, possiamo andare equipaggio? Scendiamo a 4. Ed eccoci qua. Andiamo verso la cabina. Andiamo questo passaggio. Faccio vedere un po' di qua. Ho fatto già dei video ieri. Di là stanno le mense, sia le mense equipaggio della bassa forza, le mense dello staff. Qua ci sono cabine singole, questa non c'è neanche il nome, questa è una cabina radagio. Cabine per ufficiali, una sola persona, fortunati bastardi. E dobbiamo dividere la cabina con un altro. Vita di merda. Purtroppo questa è la vita. Andiamo di qua, eh. Sì. Chiave.
Ponte 7, area crew, che fa fra area crew e area equipaggio e area passeggeri di là. Oggi porto di Livorno, qua c'è una nave, quale credo sia Pullman Tour, credo di origini spagnole. E lì c'è una della Princess, per la quale ho lavorato dal 2008 al 2018, a fine 2018, esattamente 10 anni. Quella credo sia Emerald Princess, dovrebbe essere scritto lì giù, anche se non vedo bene, ma credo che è Emerald Princess. L'ho fatta nel 2014, bellissimo, stavamo fra il Nord Europa e il Mediterraneo. E fu una bella esperienza, anche perché a quell'epoca avevo la mia ragazza dalla California, venne a bordo a passare la crociera. Però sì, come in ogni nave ci sono state belle esperienze, esperienze poco piacevoli. Vediamo se posso inquadrare un orario centrale, più o meno 11 di sera, con più persone. Cerco di non inquadrare troppe persone. Dusting off because it was some dirty here. That's me, by the way. That's me. I do that on my spare time. Vediamo qua, ecco. È solo 11 di sera. Solitamente non faccio mai video a quest'ora, però io poi guardo i video. Ecco, questo è l'atrio centrale, la Ponte 7, la Ponte 6, la Ponte 5. Questi vetri qua. Avete già visto attraverso altri video questa parte, però ora faccio vedere un po' di persone. Un po' di persone. 11 di sera, abbastanza affollato. Qua c'è un negozio, uno che non saluta mai. Questa ragazza che mi saluta. E qua ci sono un po' di persone. Questa si chiama piazzetta. Non so come si chiama, però... Ecco, ora faccio un video, non me ne frega niente. Ho fatto altri video, però quando era vuota di notte, ora ho deciso di inquadrare un po' le persone così. Giorno a Palma di Maiorca, scendo dalla nave. Palma di Maiorca è la mia meta preferita nel Mediterraneo, almeno in questi 7 giorni di crociera. Là c'è sempre la Royal Caribbean che ho inquadrato in uno dei video precedenti. E cosa vedo qui? Basically the same word that I taught in Italian. Vamonos! Let's go! Muchas gracias! Thanks a lot! No sé si mañana puedo llegar al lugar que me ha dicho, es que estoy muy ocupado con mi trabajo, hacemos así, tú me puedes llamar por la noche, vamos a ver, pues venimos a dar por la noche, ¿vale? Ole, ole, ole. Costa Fortuna, storica, quando lavoravo in Costa fino a fine 2007, Costa Fortuna l'ho fatta stagione primavera estate, primavera estate. Giovedì qua mi stava
esperienza che ho avuto, diciamo, reale di incendio, che era piccolo, ma comunque abbiamo sentito il fumo e lo spavento è stato grande. E meno male che eravamo quasi nel porto. E comunque, sì, ricordo, bei ricordi. Ed eccoci dal lato opposto, Costa MSC, Costa Fortuna, MSC Fantasia. Quale preferite, quale vi piace o preferireste, vi piacerebbe starci sopra, sia come staff, crew, equipaggio o come passeggeri? Diciamo che come staff, crew, equipaggio non è bello da nessuna parte, perché la vita di bordo non è facile. Può essere divertente in alcuni momenti, può essere bella in alcuni momenti, tipo quando si arriva in un posto del genere e si ha tutto il tempo per stare fuori e godersi quel tempo fuori. Altrimenti, almeno come la percepisco io, non è bella. Perché se sto in un'isola bellissima come Maiorca, Palma, e ho solo poche ore, e siamo qua fino a mezzanotte, l'una di notte, e alle 5 già devo rientrare per lavorare, è frustrante, e quindi non è bello. Per altri aspetti, ovviamente, condividere le cabine è una delle cose più disgustose, però purtroppo questa è la vita, e questo noi lo sappiamo, firmiamo i contratti, accettiamo il contratto e veniamo a bordo. Quindi chiunque decide di lavorare e venire su una nave da crociera con questa mancanza di privilegi e condizioni ottimali per vivere, purtroppo questa è la realtà e si deve accettare, non si può neanche troppo lamentarsi, perché lo sappiamo. Entriamo in nave, accettiamo il contratto, dobbiamo condividere una cabina, e chi capita capita. Chiunque capita, per me, nella mia esperienza di anni, quasi due decenni, chiunque sta nella cabina con me, chiunque sia la persona che capita, non è buono. Non è buono. Dico, il 98% delle persone che non è buono. Questo mi ha dato modo di capire un po' come la natura umana, ma il comportamento sociale. Strana, purtroppo fa cazzate tutti i giorni. Sarò io che sarò esagerato nell'essere proprio preciso in certe cose, però sì, gente purtroppo, e molta gente bastarda e cattiva, non gli puoi chiedere una cosa, magari non gli puoi chiedere una cosa più di tanto che si incazza, la prende personalmente, la prende come un attacco, un'offesa, e ti attacca. Molte persone mi hanno attaccato verbalmente con l'atteggiamento, quindi non è proprio la cosa più bella, l'esperienza più bella della vita, fare una cosa del genere. Le persone attaccano, quindi se condivido con una cabina con uno che è aggressivo, nel senso che non vuole essere detto niente oppure non vuole essere fatta una richiesta, mentre io sono di natura buona, non attaccherei una persona, io non attacco nessuno facilmente, mentre c'è sta gente, magari voi che starete ascoltando qui, facilmente attacca verbalmente e con l'atteggiamento. E questo significa che una persona è cattiva, è bastarda dentro. Non lo so se è buono essere così. Stavo entrando nella Costa Fortuna, devo andare di là nella Fantasia. Giriamo di qua. Ma stanno sempre costruendo il porto, ovviamente si espande sempre di più. Io vorrei viverci qui a Maiorca. Vorrei vivere a Palma di Maiorca, chissà. Voi che ne dite? A chi è che piacerebbe vivere a Maiorca? Che poi Maiorca è parte delle Baleari, le tre isole Baleari. Maiorca, Ibiza, Menorca. Bellissimo. Ci vivrei. Qua a Maiorca. Costa Fortuna qui. E lì la MSC Fantasia. Costa Fortuna. Vi ricordo le storie, le avventure,
i problemi, i casini in cui mi sono messo con le passeggere, perché andavamo appresso alle passeggere, non so, poi io tutto lo staff, cosa tipica delle navi italiane, siamo i soliti predatori, agguerriti, era una guerra costante, che ovviamente non è permesso, no? Stare, andare con la passeggera, provarci e avere relazioni con la passeggera. E sto spara YouTube. Questo qua è brasiliano e con lui condivido la cabina. E questo è uno dei migliori che ho avuto negli ultimi anni. Però ovviamente nessuno è perfetto, nessuno è buono proprio. Troppo così è la vita. Prendiamo la scala mobile per scendere giù. Devo già tornare a bordo, porca puttana di queste regole di merda. Devo già tornare a bordo. Che dobbiamo fare l'esercitazione di sicurezza per quei passeggeri che sono imbarcati oggi, che poi in ogni porto, in 7 giorni ci sono 6 porti e si imbarcano i passeggeri in tutti i porti. Ovviamente il porto maggiore di imbarco sbarco è Genova e il secondo credo sia, non so, Marsiglia o Napoli. Poi abbiamo Livorno, poi Palma e Ibiza. E lì prima c'era la Royal Caribbean e ora se n'è andata laggiù la cattedrale, non so se vedete, e qua stanno costruendo il resto del porto. Sicuramente per l'anno prossimo ci sarà un'espansione. Questo dicevo, vabbè, io tendo a lamentarmi delle cose o ingiuste oppure le cose poco piacevoli delle navi. Vorrei progettare, sogno navi ideali che abbiano tutto perfetto per chi lavora a bordo, almeno per me, però secondo me non esistono e non le faranno mai tutte le cose come piacerebbero a me, i privilegi, i trattamenti, le regole o assenza di esse, chissà, è utopia, non esiste, però purtroppo questa è la realtà delle navi. Ecco, vedi, valigie che imbarcano, entrano in questo portellone qui. Questo non è l'ingresso uscita della nave, è lì. Ci sono un paio di ingressi uscita con la sicurezza, il metal detector, e scannerizzano tutti e controllano tutti. Ingresso uscita con la propria carta che registra l'ingresso e l'uscita. Questi sono gli autobus che vanno al centro, cioè ovvero là, io sono andato là a porto. Filmo spesso qui perché è il porto che mi piace di più, poi sbarcherò a fine mese, sbarcherò, probabilmente passerò su un'altra nave dopo un po' di giorni. La storia è lunga, cosa volete che vi parli, cosa volete che vi descriva o vi mostri in questi video? Lasciate un commento se volete. Ciao. Oh, ciao. Ciao. Song is called the Honky Tonky Train Blues. Nell'autobus dal porto di Ibiza al centro. Thank you.
I'm a master on Waterloo, the princess all the way from Italy, Crescenzo Verdem. E qui ci segue la Costa Fortuna che stava ieri nel porto di Palma di Maiorca. Già ho fatto dei video su questa rotta dell'autobus, quindi non ne farò altri. Alcune persone vanno a piedi alla spiaggia che, secondo alcune informazioni, sta vicina al porto, ma io non ci sono mai andato perché no, non, solitamente non vado in spiaggia di questo periodo, a maggio, quindi non ci tengo. Comunque c'è un po' di arietta fresca, al sole si può darsi che si sta bene, ma io non ci vado. Osservate questa casa, vedete se vi piace. Forse, perché no? Mi piacciono quelle verande con le vetrate così. Rosetta a sole così. Tranquillo. E queste persone vanno a piedi a vedere la spiaggia. Perché non vogliono pagare. No, non si paga l'autobus. Non so, forse si paga l'autobus. Noi dell'equipaggio non paghiamo l'autobus per andare al centro città. In alcuni porti i passeggeri. Anzi, forse quasi tutti i porti i passeggeri pagano per andare nel centro città, in alcuni porti anche l'equipaggio paga l'autobus per andare nel centro. Lo vedete?